Metodo Merenda. Si tratta di una realtà che ha creato il primo e unico centro di studi per imprenditori in Europa, con una sede di oltre 300 metri quadri, pronta ad ospitare tutti i suoi studenti da ogni parte d'Italia. Un'azienda che rivoluziona quotidianamente il mondo dell'imprenditoria per aiutare le aziende a prosperare nel mercato. Stiamo parlando di oltre 15.000 imprenditori che hanno deciso di far crescere la loro azienda partecipando a corsi che hanno raggiunto e superato le 5.000 persone. Sono Daniele Scagliusi, ho 20 anni e abito a Manduria. Mi alleno alla Centurion Club di Manduria, il mio coach è il maestro Giulio Morgante. Pratico questo sport da circa 5 anni. Ho iniziato a praticare questo sport per gioco, ma adesso non lo è più perché amo stare in gabbia, ti dà delle emozioni incredibili. Non conosco il mio avversario, ma gli auguro un bocca al lupo. Il match si svolgerà il 30 ottobre a Monte Catini Terme in una delle promotion più importanti d'Europa, il Venator. Vi aspetto numerosi a sostenermi a bordo gabbia e che vinca il migliore. Ciao a tutti! Signori miei, benvenuti Venator FC 8. Io sono Emanuele Lochner e di fianco a me c'è Federico Caliri. Ciao Ema, benvenuti a tutti, buona serata. Come ha già detto il nostro presentatore, siamo qui per una bella serata di MMA. 5 match pro ci attendono e adesso facciamo parlare lo show. Accanto molto solido. Sta entrando ora all'angolo blu Daniele Scagliusi. Dal 2006 e successivamente nel 2018 sono passato all'MMA. Ho deciso di fare questo passaggio perché per me è uno sport decisamente più completo, che unisce appunto varie arti marziali che vanno dal Brazilian Jiu-Jitsu appunto alla Muay Thai in piedi, insomma si vanno a unire una serie di arti marziali che comprendono un pacchetto dove ognuno si mette un po' alla prova anche in zone un pochino meno di comfort. E questo è ciò che appunto mi spinge e mi appassiona tanto di questo sport, appunto lo sfidare me stesso in campi dove non ne sono a mio agio. Vedendo abbiamo studiato un po' e notato che potrebbe rispettare le caratteristiche per far venire fuori un bel match, può essere la mia portata. Oltre a essere onorato appunto di partecipare ad una serata Venator, il fatto che sia con un atleta del genere mi rincuora e mi casa ancora di più, quindi insomma siamo carichi e venendo fuori da esperienze all'estero e fuori dalla mia regione, visto che siamo a Monte Catini e siamo in zona, in terra nostra, è un maggiore invito per gli amici e gli appassionati che mi conoscono e ci seguono a venire al palazzetto. Dai! Signori, angolo rosso, Federico Perri entra con l'estasi dell'oro di Ennio Morricone. Brividi.
canzoncina ha scelto, eh? Controlli di rito, è stata messa la vasellina su naso e sopracciglia per far scivolare meglio i colpi. Ora si controlla unghie, si controlla che non abbia niente addosso che possa far scivolare. E le protezioni del caso. E abbiamo i due contendenti all'interno della gabbia, Federico Perri, angolo rosso, Daniele Scagliusi, angolo blu. Ecco le statistiche, le grafica. 30 anni per Perri, 20 per Scagliusi. 10 anni di differenza. Diamo vita alla main card. Il pubblico si infiamma, Ema. Stavolta abbiamo il pubblico. Che bello finalmente. FC. Al limite delle 155 libbre sulla durata dei 3 round da 5 minuti. Vi presento l'atleta all'angolo blu. Viene da Manduria, rappresenta il Centurion Club, con un'altezza di 188 centimetri, 155.2 libbre di peso, 20 anni, 2 vittorie, 0 sconfitte. Signore e signori, Daniele Scagliusi! All'angolo opposto, viene da Pisa, rappresenta il Kurosaki Dojo. 183 centimetri di altezza, 153.9 il suo peso, 30 anni, una vittoria e due sconfitte, Federico Perri! Arbitro dell'incontro, signor Loreti, questo match è offerto da Combat Nutrition, Consulenza Vera e Catex. Stiamo per partire col primo match pro della serata. Match interessante, ma abbiamo due ragazzi con due record da esordio, diciamo, 1-2 e 2-0. Entrambi non arrivano oltre il secondo round, quindi mi aspetto di vedere un gran bel match. Fuochi d'artificio, fuochi d'artificio da subito. E partiamo subito, subito lo scambio. Perde l'equilibrio, attenzione, prova il takedown, body lock per lui. Prova riesce a difendere, si rialza molto. Bravo, bene Perri. Molto bene, molto Perri bene. Si rialza. Prova col singolo di nuovo, riesce a portarlo giù. Di nuovo si rialza. No, sta provando a rialzarci usando anche la gabbia. Fatica Scagliusi a tenerlo giù, però devo dire una bella pressione. Molto bene, da molto parte bene di Scagliusi. Bellissimo. Che prende una monta. Molto Ema bravo, monta. Molto bravo. Primo round schiena. Subito dentro ganci. Due ganci. Prova a tenerlo a terra, ma si alza. Si alza, siamo sempre abbiamo sulla detto, schiena. Fuochi d'artificio, siamo partiti col botto. Siamo partiti Ema carichi. Ci siamo. Bravissimo. 50 secondi, eh? È iniziato da 50 secondi. Molto bravo Scagliusi a prendere la schiena. Triangolo di gambe subito, messo molto bene. Vediamo se riuscirà a lavorare per la finalizzazione. Intanto sta mettendo tanti colpi dalla schiena. Molto bravo. Molto, molto bello. Ricordiamoci che Scagliusi ha due TKO nei primi due round, quindi marchio di fabbrica a partire forte è riuscito ragazzo a riportarlo a terra. Molto bene, prova a rendere che forse c'è, attenzione, Perri prova, ma è schienato e batte, e batte un minuto e 22 primo Scagliusi round, fuochi d'artificio. Via, si parte bene, si parte bene oggi, siamo già casati, okay. Ci vuole Scagliusi, tanta roba, molto bravo dire Scagliusi, perché che dire, nonostante Perri Perri abbia difeso il primo takedown col body lock e il secondo dal single leg, è stato molto molto bravo ed attento a far cosa? A girare l'avversario e togliergli la schiena dalla gabbia. Quindi l'avversario aveva la schiena sulla gabbia. Perri cosa fa? Scusate, Scagliusi cosa ha fatto? Ha girato Perri e non gli ha dato la possibilità di usare la gabbia
per rialzarsi, esatto. Cosa molto importante nell'MMA. È stato molto intelligente, stava pensando a quello che faceva, si vedeva, vediamo dal replay, intanto all'inizio vedete subito perde l'equilibrio e subito viene attaccato. Cambio violento subito, corta distanza. Portato giù dal body lock. Portato giù una prima volta, poi siamo passati direttamente qui alla schiena. Questo bel setup, bel setup. È stato bravo a non mollare il body lock, non mollare, scusate, il triangolo di gamba al corpo, nonostante si fosse alzato Perry, e chiude il match velocissimo. 1 minuto e 22 secondi. Mamma mia, se sono tutti così. Allora, la serata diventa veramente corta se sono tutti così, Emma. Intanto vediamo Perry a terra. Sì. Cioè il medico si tocca che il costato, si tocca il costato. Forse quel middle kick. Quel middle kick potrebbe averlo a inizio round, l'ha sentito forse tanto. Il medico sta facendo gli accertamenti del caso. Fa fatica a respirare, Abbiamo un'equipe qui, raga. Sì, assolutamente sì. Medici, ambulanza fuori. Alto livello su tutto, assolutamente. Anche per quanto riguarda la cura del fighter. Organizzazione incredibile, comunque ricordiamo che primo evento, se non sbaglio, col pubblico. Primo evento col pubblico, perché l'ultimo evento era Venator FC, non aveva il pubblico perché era ancora porte chiuse. E devo dire che il pubblico si è fatto sentire fin da subito. Assolutamente sì. Beh, c'è anche da dire che Perry era di casa, toscano, di Pisa. Cioè. Eppure, questo ragazzo qua, 20 anni? 20 anni. 3-0. 3-0, tutti 3, finiti al primo round. 2 TKO e una submission. Submission. Quindi, che si dice? Interessante. Bravo Daniele Scagliusi. Molto bravo, da tenere d'occhio questo ragazzo qua. Giovane, affamato, è entrato per portarlo a casa. Sì, sì. Segnato un po' anche lui, ma poco poco. Quindi qualche colpo l'ha preso da Perry. So. Ci auguriamo appunto che per Federico Perry sia tutto a posto. Intanto rivediamo il replay, Ema. Triangolo di gambe, di nuovo setup, qualche colpo. Portato a terra, subito inserito braccio sinistro sotto il collo e quando entra così. Sì, balla profonda. Non c'è più niente da fare. Bravo Scagliusi. Bravo anche l'arbitro a fermare subito dopo il tap. È stato bravo, bisogna dire che con quel triangolo al corpo sia è difficile alzarsi ovviamente da terra. Assolutamente. Con un avversario attaccato alla schiena, però è anche difficile tenerlo quando l'avversario ti si alza in piedi, sì. Perché è facile bruciarsi le gambe in gergo tecnico, cioè riempirle di acido lattico e non sei più capace di stare in quella posizione, per forza devi mollare la posizione che hai guadagnato con tanta fatica e ti trovi in svantaggio in quel caso. Assolutamente, ma in cosa è stato bravo anche Scagliusi? È stato bravo intanto Perry, applauso del pubblico che Perry saluta, dice che saluta, sta bene, ringrazia. E questo è l'importante, perché alla fine è uno sport, no? Assolutamente. Perry ha ringraziato e ha salutato tutti i fan che erano qui per lui. Infatti, mega applauso. Bello. Adesso aspettiamo il verdetto dell'arbitro. Sì. Dei giudici e dell'arbitro. Tanto Perry ringrazia il suo pubblico, quindi una bella scena comunque. Nonostante non sia riuscito a uscire dall'ottagono sulle sue gambe, però sta bene, questo è l'importante. Vediamo il verdetto dei giudici, che non dovrebbe tardare ad arrivare, anche se l'epilogo lo conosciamo già. Facciamo un grande applauso a Federico. Vince al primo minuto e 21 secondi del primo round, all'angolo blu, Daniele Scagliusi! Molto bene. Adesso foto di rito per lui dentro l'ottagono, meritate. Assolutamente. Con tutto il team. Gran bel match. Gran bel inizio d'evento, direi. Madonna, ci sono tutti così match. Daniele, ce la godiamo. Se sono tutti così, ce la godiamo. 40 minuti e via.
Che sensazione hai avuto, e anzi due, quali sono i tuoi progetti futuri? Allora, i miei progetti futuri sono molto ambiziosi. Vorrei arrivare in questo sport ad alto livello. Il prossimo incontro ce l'ho a Belfast, si terrà a Belfast, tra un mese. E quindi ti facciamo il nostro più grande in bocca al lupo. Un grande applauso! Signori, prossimo incontro tra un mese. Cioè, ha firmato due incontri, sapeva già di chiudere la pratica già. Veloce. Però ragazzo ambizioso. Ambizioso, spavaldo, giovane. Ci piace, 20 anni ci piace. Bene, bene, bene.